L'idea di fondo di questa campagna per un marchio come Samsung, così prestigioso, che entra con un prodotto moda, che sono questa nuova linea, secondo me, straordinaria di zaini, era quella di definire un po', diciamo, le personalità delle persone, degli acquirenti finali di questo nuovo prodotto. Ci siamo posti il problema di come farlo, cioè di prendere dei testimonial, di prendere dei modelli. Invece abbiamo detto no, proviamo a descriverlo proprio con la moda, cioè le diverse personalità di questi 10 signori, che comprendono dei ragazzi, degli uomini più adulti, degli uomini d'affari, che però decidono di fare questa scelta di non avere più la 24 ore, diciamo, ma di avere uno zaino che gli permette appunto di stare con le mani libere, di continuare a telefonare, a lavorare. Ecco, attraverso la moda definire le personalità degli acquirenti, e mi sembra un'idea interessante. La tecnica utilizzata è stata quella di, come dire, di far sparire il personaggio. L'idea è di permettere a te, che sei, diciamo, fruitore dell'immagine, di immedesimarti ancora di più, diciamo, no? Di mettere te stesso dentro il personaggio che viene descritto solo attraverso il tipo di abbigliamento. L'abbigliamento poi è comunicazione di appartenenza a un gruppo, sempre, no? Ecco, allora, quell'uomo sei tu, quel ragazzo sei tu, quell'uomo d'affari sei tu, quel signore che comprerà il prodotto, che peraltro è molto interessante, nuovo, innovativo, anche dal punto di vista tecnico, sei tu.